Buongiorno ragazzi e benvenuti al nuovo video. Oggi vi raccontiamo di un altro dietro le quinte sul nostro modo di fotografare e che magari avrete già intravisto nel video precedente che vi linko qui sopra, ossia perché scattiamo in bianco e nero? Capita praticamente ad ogni matrimonio che gli invitati vedano lo schermo delle nostre macchine fotografiche mentre scattiamo e ci chiedano: ma scattate in bianco e nero? E quando noi rispondiamo no, guarda, in realtà dopo tornano a colori, tutti ci guardano con un punto interrogativo sul loro volto, così. Però si vede comunque che sulle facce delle persone resta comunque un'espressione di chi si sta chiedendo: ma perché le scattate in bianco e nero? Se poi dovete farle tornare a colori? Oggi vi parliamo proprio di questo. Scattando con le mirrorless abbiamo l'opportunità di vedere in tempo reale, già nel mirino o comunque sullo schermo, l'immagine e l'inquadratura in bianco e nero. Inizialmente l'impatto nel vedere l'inquadratura in questo modo è un po' strano, lo ammetto, però vi assicuro che dopo un po' ci si fa subito l'abitudine. Anzi, vi sembrerà strano poi scattare a colori. Fin da subito abbiamo riscontrato dei lati positivi che vi elenchiamo di seguito. Numero 1. Togliere le distrazioni mentre si scatta. So che sembra una cosa scontata, ma il nostro occhio è naturalmente attratto da certi colori e togliere questi colori dalla fase di scatto aiuta tantissimo a migliorare nella composizione. E da qui mi collego al punto numero 2, ossia porre maggiore attenzione alla composizione. Abolendo proprio un grande fattore che attira la nostra attenzione, cioè il colore, si ha molto più spazio per pensare a una composizione più originale e ricercata. L'attenzione viene quindi spostata dalla bellezza del contesto colorato alla composizione. Terzo punto, che è quello più importante, non so perché l'abbiamo messo in terza posizione, ma... 3 numero perfetto. Ok. Vedere in bianco e nero vi aiuta tantissimo a capire come la luce sta colpendo il vostro soggetto. Quando vedete e scattate a colori, la differenza di illuminazione viene mitigata dalle sfumature di colore. Mentre in bianco e nero questa differenza viene molto più accentuata, quindi è più facile capire quando magari una parte del volto di chi state fotografando è in ombra o viene colpito male dalla luce. Questo è sicuramente l'aspetto in cui abbiamo riscontrato i vantaggi maggiori. Infatti, scattare in bianco e nero vi aiuta a leggere immediatamente la luce in modo molto più facile, anche nelle situazioni più difficili. Il quarto punto è un punto davvero molto soggettivo, tanto che può funzionare per noi e non per altri. Riguarda la connessione che abbiamo con la scena e col soggetto che stiamo fotografando. Quando scattiamo in bianco e nero non abbiamo distrazioni per quanto riguarda quindi il colore, e questo mi permette di entrare molto più in connessione con il soggetto che sto fotografando e con l'atmosfera che stiamo vivendo in quel momento, proprio perché posso concentrarmi pienamente su quello che sto fotografando. Quinto punto legato alla post-produzione. Quando lavoro le immagini in Lightroom lo faccio sempre applicando un preset di partenza nella fase di importazione. Ovviamente a colori, quindi c'è sempre una piccola sorpresa quando questo preset viene applicato. C'è un'ultimissima cosa da dire ed è importantissima, assolutamente non è scontata. Se state scattando in bianco e nero e volete poi avere le immagini a colori, ricordatevi di impostare il formato RAW. Se state scattando i JPEG siete letteralmente f***i. Quindi se state scattando in bianco e nero ricordatevi di controllare il formato con cui state scattando 130 volte, almeno. Ora non vi resta che provare questo nuovo modo di scattare e scoprire se per voi funziona come funziona anche per noi, oppure se restate fedeli ai colori. Ma soprattutto vogliamo sapere, scrivetecelo qui sotto nei commenti, se anche per voi il punto 4 è vero oppure no. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!